Non possiamo pensare che in uno Stato le logiche di mercato prevalgano in qualsiasi ambito. Qui stiamo parlando di salute del cittadino mentale e fisica. Stiamo parlando di proteggere le famiglie italiane e perciò non siamo disposti a far entrare le logiche di mercato di queste grandi multinazionali del gioco all'interno di un ambito che deve essere protetto prima di tutto dallo Stato, che è la salute delle famiglie e il benessere delle famiglie. La pubblicità induce nuovi clienti a giocare e produce una generazione di giovani portati ad aspettarsi il futuro da un gratta e vinci piuttosto che impegnarsi nello studio, nel lavoro, nell'impresa economica. Lo scopo è quello di eliminare pubblicità sul gioco d'azzardo perché riteniamo, purtroppo abbiamo visto nel corso di questi anni quanti danni ha creato. Mi dicono che la legge di stabilità la vogliono liquidare in un paio di letture. Deve essere liquidata velocemente perché è una legge di stabilità pessima e se ne stanno accorgendo anche loro. E su questo noi non siamo assolutamente d'accordo, perché noi vogliamo modificarla e introdurre provvedimenti di buonsenso come questo, ma anche provvedimenti come il reddito di cittadinanza e tanti altri di cui abbiamo parlato, magari anche accogliendo l'appello del presidente dell'INPS Boeri, che vuole tagliare i vitalizi e che il governo che ha nominato quel presidente fa orecchie da mercante proprio su questo appello. 36 imprenditori che denunciano il vizio siamo il chiaro segnale di una terra che sta cambiando, che prova a cambiare sicuramente, che dice no alla mafia, alla corruzione e che vuole legalità, vuole un po' di onestà. Abbiamo fatto un lavoro duro anche di sensibilizzazione nei confronti dei commercianti proprio per non pagare il pizzo. Lo abbiamo fatto prima da attivisti, quando insieme ad alcune associazioni anti-racket giravamo per le attività commerciali a chiedere di non pagare questo dazio ai mafiosi, di non togliere più questo ossigeno ai commercianti. E oggi siamo felici appunto di vedere queste notizie. L'amministrazione può essere un muro impenetrabile nei confronti della mafia oppure ci può camminare a braccetto per il corso principale. Noi abbiamo scelto di non camminare più a braccetto con i mafiosi e invece di lasciarli fuori dalla porta e se è possibile segnalarli e se è possibile invece dire ai commercianti siamo con te, denuncialo. A Bagheria tutto questo non sta succedendo per caso. Ministro, lei c'è mai rimasto senza acqua per 10 giorni? C'è mai rimasto senza acqua per 10 giorni? La 13ª città più grande d'Italia è rimasta per una settimana senza acqua. Messina, quasi 250.000 abitanti a secco per colpa del dissesto idrogeologico. Sono passati 30 giorni dall'evento del 10 ottobre, ora due frane mettono in ginocchio la città dal punto di vista del rifornimento idrico. Cosa deve cadere? Un meteorite per dichiarare lo stato di emergenza? Che poi non vi rendete conto che questo tipo di spesa pubblica pianificata in 10 anni porterebbe anche dei posti di lavoro, porterebbe nuove economie, non solo, ma avremmo dei risparmi perché non verrebbe tutto devastato così come è accaduto oggi. I cittadini le pagano le bollette, 3.000 litri d'acqua le hanno pagati 200 euro, loro sono persone normali, non riuscite proprio a mettervi nei panni delle persone normali, non ci riuscite. La visione a lungo termine o anche a breve termine è quella di eliminare una volta per sempre l'Ilva di Taranto. È un impianto che non sta in piedi da nessun punto di vista, non soltanto dal punto di vista della sostenibilità per la salute e per la tutela ambientale, ma anche dal punto di vista economico. Noi l'abbiamo detto già oggi, lo diciamo da sempre al Parlamento europeo. Vogliamo la vista di oggi era proprio intenzionata a rendere visibile agli altri parlamentari europei che non hanno idea di quello che succede qui questa criticità. Il Presidente del Consiglio si irrita perché un'assemblea dei lavoratori del Colosseo per 2 ore si riunisce. Invece di capire le ragioni di chi indice un'assemblea, di gente che non percepiva da tantissimi mesi gli straordinari o la turnazione, il governo percorre la strada di criminalizzare i lavoratori. Volete depotenziare il diritto di sciopero ai lavoratori nel settore dei beni culturali dichiarando che la loro fruizione è essenziale. In un paese che affonda e sprofonda, con un sud in ginocchio, in un paese nel quale la classe parlamentare nazionale vede sottosegretari decidere di parlare
parlamentari indagati, nel quale per la prima volta della storia del pianeta Roma la capitale è commissariata, nel quale la puzza, il marcio, il degrado si respirano in ogni angolo. Quale servizio essenziale questa politica dà al paese? Respirare aria pulita, questo sì che sarebbe secondo noi del Movimento 5 Stelle l'essenziale, cominciando dall'onestà di chi governa. Per questo e molto di più a questa disgustosa forzatura del diritto di sciopero, il gruppo Movimento 5 Stelle voterà no. Questa settimana il Parlamento ha approvato un documento che impegna il governo a promuovere la Carta dei diritti di Internet in tutte le sedi opportune, anche ovviamente quelle internazionali e mondiali. In questa carta ovviamente si tutelano dei diritti costituzionali e si estendono questi diritti alla sfera digitale, quindi c'è il diritto all'accesso a Internet, c'è il diritto alla conoscenza, c'è il diritto alla protezione dei dati personali. Noi ci siamo battuti affinché alcuni principi restassero saldi, come quello della neutralità della rete, in questa carta, e abbiamo ottenuto anche che almeno nella premessa fosse citata la sfera digitale come uno strumento importante di partecipazione ai processi politici, alla consultazione pubblica, in modo che i cittadini si sentano sempre coinvolti in quello che li riguarda. È un atto importante di indirizzo e quindi confidiamo che in una sede tanto prestigiosa come quella appunto dell'Internet Governance Forum, le istituzioni, gli organismi che si occupano appunto della governance di Internet non potranno far altro che prendere questa carta come modello per estendere questi diritti alla cittadinanza di altri paesi. Siamo al Parlamento europeo e in questo momento, in questa sala, è in corso un trilogo. Il trilogo sono quei negoziati che avvengono tra le tre istituzioni europee, Parlamento, Consiglio, Commissione, e dove in sostanza si decidono le sorti di un regolamento, di una direttiva, in buona sostanza delle leggi che poi vengono emanate dalle istituzioni europee. Come potete vedere, il trilogo è a porte chiuse, non vengono registrate, non vengono effettuati dei verbali, non si possono divulgare le informazioni e le notizie che si apprendono all'interno di queste riunioni, di conseguenza è tutto segreto. Se il Parlamento vota su un determinato testo, questo testo poi può essere completamente stravolto proprio in queste stanze. Abbiamo ottenuto la titolarità di questo report e di conseguenza lavoreremo tutti insieme per garantire trasparenza e facilità di accesso alle informazioni e ai documenti delle istituzioni europee. Noi voteremo no a questo provvedimento perché, vedete, il tempo è già scaduto. Queste misure tampone non servono assolutamente a niente. Noi non potete pensare di lasciare andare avanti le fonti fossili e spendere qualche spicciolo per le fonti rinnovabili. Quindi o si sceglie di smetterla con le fonti fossili o si decide di andare verso le fonti rinnovabili. Non si possono fare entrambe le cose perché è una cosa che non ha nessun senso. Mi parlate di fare una politica di cambiare le lampadine all'interno della pubblica amministrazione mettendo le lampadine a risparmio energetico e poi tenete accese le centrali a carbone. Ma quanti milioni di miliardi di lampadine a risparmio energetico ci vogliono per compensare una singola marcia centrale a carbone? E l'ultima chicca è questa: per il dissesto idrologico avete deciso di mettere sul piatto ben 10 milioni, sì 10 milioni, non 10 miliardi, è un fondo per favorire la rilocazione degli immobili o degli edifici che sono in zone esondabili. Con 10 milioni quante ne spostate? Uno? Due? Due su quanti? Su milioni? Allora anche qua cerchiamo di non prenderci in giro. Ai nostri ragazzi che sono sfiduciati, che se ne vanno all'estero, che dicono ormai l'Italia non ci offre niente, ormai il nostro paese, la nostra provincia, la nostra regione.